Bentornati, continuiamo con il nostro tutorial che abbiamo creato in precedenza della nostra manopola volume. Vedete, abbiamo creato la manopola, abbiamo creato i LED esterni, poi la posizione della nostra manopola, che per adesso abbiamo solo questa. E mi ero scordato, vedete, ho aggiunto due scritte minimo e max, le ho collocate qui sotto, quindi questo potete tranquillamente farlo voi. E adesso andiamo a costruire la nostra posizione della manopola in corrispondenza dei nostri LED esterni. Quindi, stessa cosa che abbiamo fatto nel precedente tutorial, stessa tecnica con trasforma, quindi ci posizioniamo su posizione monopolo, CTRL T per trasformare, poi adesso premiamo CTRL H per rivedere le nostre linee guida, vedete, adesso mi avvicino, poi trasegniamo il solito triangolino centrale, premiamo il tasto Alt e lo trasegniamo perfettamente al centro. Come al solito andiamo a vedere, vedete che non è proprio perfettamente al centro. Ecco qua. Adesso, solito, andiamo a inserire 15 come grado di rotazione, poi premiamo il tasto invio, poi CTRL, ALT e Z per tornare indietro. Poi dovete fare attenzione, vedete che il livello si è spostato sul LED accesi, dobbiamo ritornare sulla posizione della nostra manopola, questo perché con CTRL tornando indietro siamo tornati in LED accesi. Adesso dobbiamo ritornare nel nostro livello, poi premere il tasto maiuscolo CTRL ALT e T, vedete, e creiamo anche qui per 7 volte, 8 compreso la posizione di partenza, i nostri LED interni, cioè la nostra posizione della manopola interna. Adesso, vedete, qui si sono creati tutti i nostri livelli, ci posizioniamo ancora nella posizione manopola iniziale, poi ancora CTRL T per trasformare, solito, trasportiamo il nostro triangolino qua al centro, adesso vicino, andiamo a vedere, ecco qua, adesso. Come angolo mettiamo meno 15 perché dobbiamo andare dall'altra parte opposta. Premiamo invio, torniamo al punto di partenza CTRL, ALT e Z. Vedete anche qui, adesso il livello si è posizionato a livello 7, invece dobbiamo ritornare a livello posizione di manopola, sul livello. Poi premiamo maiuscolo CTRL, ALT e T e torniamo indietro, vedete, anche qui per 7 volte. Adesso abbiamo i nostri livelli, vedete, da 8 a 14 posizionati sotto il livello di posizione monopola coppia. Clicchiamo su livello 14, poi su monopola coppia 8, premiamo il tasto maiuscolo, selezioniamo tutto e trasegniamo come abbiamo fatto nel precedente tutorial sopra alla posizione monopola 7. Quindi vedete, trasegniamo e portiamo sopra. E quindi li abbiamo messi in ordine di numerazione. Adesso anche qui prendiamo il primo livello, poi andiamo sotto, posizione manopola, premiamo il tasto maiuscolo, selezioniamo tutto e creiamo anche qui un gruppo. CTRL G, eccolo qua, vedete, e qui possiamo denominarlo posizione manopola. Perfetto, adesso abbiamo tre gruppi, LED accesi, LED spenti e la posizione manopola. Guardate qui, mi sono sbagliato, avevo il maiuscolo inserito, quindi adesso riscrivo tutto. Ecco, proprio per fare le cose fatte bene. E arrivati a questo punto, noi possiamo adesso creare la nostra animazione. Innanzitutto, guardate, andiamo nel LED in posizione monopola, anche qui, vedete, col tasto sinistro del mouse, eliminiamo, cioè togliamo la visualizzazione, non eliminiamo, togliamo la visualizzazione, vedete, a tutti i LED, a tutte le posizioni. Quindi adesso abbiamo la posizione centrale con LED acceso centrale. Ora stringo un attimo la posizione qui della finestra perché dobbiamo visualizzare la nostra timeline. Andiamo in finestra. Poi vedete, non so se lo vedete, abbiamo timeline, clicchiamo e qui viene creata la nostra timeline. Se è completamente vuota, avrete una finestra qui,
attiva timeline, e quindi l'attivate e potete averla attivata, vedete, con la visualizzazione video. Dovete cliccare qui per ritornare, vedete, per avere l'animazione di fotogrammi. Cliccate e avete i vostri fotogrammi. Adesso il primo fotogramma, vedete, è già stato creato ed è stato creato con i livelli che noi adesso abbiamo selezionato, cioè quello centrale, vedete, con il LED centrale. A questo punto cosa dobbiamo fare? Andiamo nei LED accesi, poi, vedete, togliamo la visualizzazione del LED sopra e attiviamo invece il LED, il primo, il nostro primo qui a sinistra, che dovrebbe essere l'ultimo. Vediamo un po', c'è il 14, perfetto. Adesso dobbiamo andare invece nella posizione della monopola e anche qui togliamo via, vedete, la visualizzazione, posizione monopola, e anche qui la numero 14, vedete, abbiamo attivato. Quindi adesso abbiamo il primo fotogramma con questa posizione qua. Adesso duplichiamo, vedete, andiamo qui, duplica fotogrammi selezionati, clicchiamo. Adesso abbiamo un altro fotogramma però identico a questo. Dobbiamo cambiare la posizione, quindi vedete, andiamo nel 13, posizione 13, togliamo la visualizzazione al 14 e la stessa cosa facciamo, scusate, andiamo su nel gruppo dei LED. Quindi togliamo la visualizzazione e inseriamo questo. Vedete, abbiamo il nuovo fotogramma. E andiamo avanti così. Creiamo sempre un nuovo fotogramma. Adesso non vi sto a creare tutti, lo fate voi, dovete adesso inserire il terzo ultimo, eccetera, fino qua, poi tutto il resto e avrete tutti i vostri fotogrammi allineati. Una volta creati tutti i fotogrammi con tutte le posizioni, vedete, cambiate dei nostri LED, proviamo a visualizzare l'animazione cliccando qui sulla freccetta Eseguire l'animazione. Vediamo che tutto proceda perfettamente. Ecco qua, adesso premo stop, poi guardate, per dare un tempo differente a tutti i nostri fotogrammi possiamo cliccare sul primo, premere il maiuscolo, cliccare sul secondo, sull'ultimo, vedete, poi andare qui, cliccare col tasto di centro del mouse e scegliere nessun ritardo, 1 secondo, 2 secondi, 5 secondi, eccetera. Adesso io scelgo 2 secondi, così tutti i fotogrammi avranno la frequenza di 2 secondi. E avremo questo tipo di animazione. Ora, se volete creare un'animazione inversa, cioè da sinistra, dal massimo verso il minimo, dovete andare, vedete, qui abbiamo l'ultimo, andiamo nel penultimo, duplichiamo questo fotogramma, scusate, dico sempre livello ma è un fotogramma, poi vedete, col tasto sinistro del mouse lo trasciniamo fuori e diventa il numero 16, quindi 14, poi 15 e poi torna indietro 16. Adesso dovete farlo naturalmente con tutti gli altri fotogrammi. Una volta che avete composto tutta la vostra animazione, dovete andare, vedete, in file e naturalmente potete salvare questa immagine in normale Photoshop, oppure andate in file, poi abbiamo esporta e poi abbiamo rendering video. Clicchiamo su rendering video e qui dovete scegliere, vedete, qui abbiamo il nome, finale pulsante MP4, selezionate la cartella dove volete salvarlo. Qui abbiamo tutte le varie impostazioni, documento, eccetera, e poi rendering e salvate. Adesso io non lo salvo, faccio a nulla. E quindi avete così la vostra animazione finale in MP4. Arrivati a questo punto, non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.